dove consiglio di mangiare a Venezia se visitate la città. Prima fra tutti è Acqua e Mais, questa gastronomia to go piccola ma accogliente che fa dei piatti strepitosi, le porzioni sono abbondanti e le polentine croccanti sono qualcosa di formidabile davvero. Secondo, Sepa, per un aperitivo, è anche questa una gastronomia ma dà uno spin più innovativo ai piatti, quindi merita per questo. Per un gelato vegano consiglio Suso. Se andate a visitare le isole consiglio di fermarsi a Torcello, la taverna tipica veneziana, per piatti della tradizione veneta a prezzi economici. Invece per uno snack veloce c'è Baci e Pasta, che fa pasta fresca, gnocchetti e pasta ripiena al momento. Se invece preferite andare in un ristorante consiglio Nevodi, i piatti sono molto buoni e i prezzi sono abbastanza onesti. Per un aperitivo invece consiglio Arcicchetti Baccarò, per cicchetti stra buoni a prezzi bassi. Come potete immaginare, Venezia merita anche solo per il cibo.